la pessima luce che avremo in questo video, però come potete notare sono venuta in una location diversa. Oggi sono nella zona soggiorno perché, come avrete letto dal titolo, questo è un tag e nello specifico il Bau Tag. Questa è la sua location preferita, dove si riposa la maggior parte delle sue giornate, e allora ho deciso di trasferirmi io e non di farla venire sul letto, perché qua sembra che sia leggermente più tranquilla, quindi speriamo che nel video uno la riusciate a vedere, perché tante di voi mi chiedono sempre di lei e ne approfitto quando posso di mostrarla nei video, però forse così bene non l'avete ancora vista. Altra scusa che vi devo è la mia voce, perché non lo so, in questo periodo qua c'è un alzamento, abbassamento della temperatura e io ne risento subito perché sono una debolina. Dovete beccarvi questa voce. Questo tag mi è stato chiesto da una persona che mi segue, che mi ha mandato una mail e mi ha chiesto appunto se mi faceva piacere registrare questo genere di video, anche perché, come ben sappiamo, in questo periodo si inizia ad andare in vacanza, a spostarsi, a stare via di casa un po' di giorni, e quindi volevo dire anche la mia su, oltre quello che faccio io per la mia cagnolina, cosa ne penso dell'abbandono degli animali in estate, ma non solo, perché ormai ci tenevo a dire la mia sull'argomento cane, che però si può benissimo allargare a tutta la categoria di animali domestici, perché in estate non si abbandonano soltanto i cani, ma un po' appunto tutti gli animali domestici. Iniziamo subito. Vi dico anche che però questo tag l'avevo visto da Carmen, We For Us Makeup, e infatti a lei stessa le avevo detto che prima o poi avrei fatto questo video, perché ci tenevo tantissimo, un argomento che mi piace. Sapete che io amo i cani, gli animali sì, però nello specifico i cani, e quindi questo è proprio il tag, il video che non vedevo l'ora di girare. Iniziamo subito, le domande non sono tantissime, ve le scrivo qua sotto nell'info box, così se vi va vi dico subito che siete tutte taggate, e appunto con le domandine sotto potete o rispondermi tramite direttamente un commentino, oppure mi mandate una mail, oppure mi scrivete il link al vostro video e io andrò direttamente a guardarlo, perché è un argomento che mi piace. Quante volte l'avrò detto non lo so, però iniziamo. Canile o allevamento? La risposta diciamo che sta nel mezzo, perché tutti i cani che ho avuto fino adesso non li ho mai presi né al canile né in allevamento. In allevamento assolutamente, perché sono contraria al comprare un animale, qualsiasi esso sia, però è una cosa secondo me brutta. Poi, nulla togliere a chi va in allevamento, però questo è un mio pensiero, questo video racchiude proprio il mio pensiero, ciò che penso, quindi spero di poi non leggere qua sotto critiche che siano opposte al mio pensiero, perché appunto ognuno di noi ha un pensiero, quello che vi dirò in questo video è il mio, spero lo accettiate. Ecco, tornando a noi, andare in allevamento secondo me è un po' fredda come cosa. Sì, magari uno va perché vuole una determinata razza, è patito per la determinata razza, però io non è che ho mai pensato di prendere il determinato cane, ma mi basta guardare il cuccioletto e capire che è lui che voglio. Per quanto riguarda invece il canile, non ho mai preso animali perché non ho mai trovato quello che volevo io. Io non vivo in un villone, non vivo neanche in un appartamento, ho la possibilità di avere un cortile, un'area verde dove far correre e svagare il mio cane, però la mia scelta è sempre ricaduta su taglie medie, non piccole, non grandi, ma medie. Piccola no, perché proprio a me, per quanto riguarda me, non mi dà sicurezza. Io ho bisogno del cane che mi protegga, che mi dia appunto
senso tranquillità, sicurezza, protezione. Il cane grande l'ho avuto quando ero piccolina, però è molto più difficile mantenerlo rispetto a una taglia media. E appunto gli ultimi due cagnolini che ho avuto, Maya e Leila, che avete conosciuto tutte e due, sono sempre state la grandezza giusta, perché dove vivo io c'è bisogno comunque di un cane che faccia anche da guardia e abbiamo trovato questa soluzione. Questo video sarà lunghissimo perché io mi dilungo. Per rispondere definitivamente alla domanda dov'è che io vado a prendere i miei cani, ho sempre avuto la possibilità, la fortuna di conoscere persone, amici di amici, amici di parenti, parenti che avessero un cane femmina, che facessero dei cuccioletti, e questa è la mia risposta. I cani che ho avuto li ho quasi sempre presi, da quando sono nata io almeno, nelle famiglie da privati. Educazione con premi o sculacciate? Sicuramente con premi, e mai come in questo caso siamo andati proprio in una scuola per educarla, perché se ve la ricordate, fin da piccolina è sempre stata molto molto agitosa, molto vivace, come qualsiasi cucciolo, però appunto avendo avuto esperienze passate, mai come lei, mai come lei. E per dare una determinata educazione abbiamo deciso appunto di portarla in una scuola, quindi privatamente siamo andati da una signora gentilissima che ogni tanto andiamo ancora a trovare, perché comunque si è affezionata a lei e lei si è affezionata ai cani di questa signora, due labrador maschio e femmina, e quando li vede non vi dico che è amore, giocano, saltano, corrono, delle robe assurde che se riesco prima o poi vi mostrerò magari in un vlog. E come appunto ci è stato insegnato, quando tu dai un ordine, il seduto, terra, stai fermo, eccetera eccetera, perché lei ti ascolti, ovviamente c'è bisogno di darle un premio, che ora non serve più, perché man mano che si va a scuola il cane stesso capisce. Poi lei è super intelligente, dovreste vederla appunto quando la portiamo a scuola, è bravissima. Crocchette o cibo casalingo? Qui all'inizio abbiamo avuto un po' dei dubbi. Quando si prende un cane praticamente si deve fare questa scelta: o a vita dai le crocchette o a vita fai tu dei preparati, cucini tu un suo pasto che poi sì, va alternato, però più o meno deve essere sempre lo stesso. Se si abitua il cane a uno dei due pasti, quando vai a cambiarlo non è molto d'accordo, anche perché se uno inizia con i papponi fatti in casa e poi passa dopo un po' alle crocchette, le crocchette le snobba, ovviamente, giustamente, perché dopo che uno assaggia la carne, il riso, il cibo vero, diciamo, e poi passa a delle crocchette, penso che tutti ci ribelleremo e quindi non mangeremo. Magari facendo l'opposto, che inizi con le crocchette e poi vai con il cibo casalingo, forse il cane ha più soddisfazione. Però se uno lo abitua fin da piccolo a un determinato pasto, il cane non avrà mai problemi. Infatti noi non le abbiamo mai cucinato nulla, anche perché quando si va in vacanza, sia che ti porti il cane, sia che nel mio caso lo lasciamo ai miei genitori, come è stato quando siamo stati in Messico, è molto più pratico dare le crocchette. Appunto, quando tu vai in vacanza col cane ti porti dietro soltanto il suo sacco di crocchette e voilà, non devi star lì anche a preparargli tutto il pappone. Stessa cosa quando l'abbiamo lasciata, nel mio caso, ai miei genitori quando siamo andati in viaggio di nozze, è stato anche più pratico per loro, perché comunque già sono stati gentili, hanno fatto da nonni proprio 24 ore su 24,
almeno così facendo non gli abbiamo dato chissà che impegno in più ulteriore. Perché descrivi il rapporto che hai col tuo cane. Allora, il rapporto che ho con Leila è stato un po' altalenante, perché all'inizio per me è stata un po' dura cercare di domarla, proprio a causa della sua vivacità. Io non ero abituata a questo, perché se vi ricordate bene, Maya era un bijou, un angioletto, la mettevi lì, stava lì, ascoltava tutto, ma questo fin da quando era piccolina. E credevo che comunque più o meno tutti i cani fossero così, e invece no. Però sono contenta di questa esperienza che ho avuto, perché mi ha fatto anche crescere, mi ha fatto maturare anche come carattere. Io sono una persona che si stressa a volte molto facilmente, un po' isterica, nervosa, se c'è qualcosa di diverso dal solito, e con lei sono riuscita un po' a lavorare su questo mio lato brutto, e ora come ora il nostro rapporto è proprio d'amore. C'è voluto un po', però sono contentissima e sono anche felice di aver affrontato questo percorso un po' con alti e bassi. Guardate oggi com'è brava, cioè mai, non sta mai così brava quando giro i video in camera. Però questa location non mi piace, quindi si tornerà poi di sopra. Ultima domanda: che fare col cane quando si va in vacanza? Allora, qua mi sta spingendo intanto. Magari dopo, verso il finale, ve la sveglio, così se mi fa qualcosa, mi fa cadere il cavalletto, ormai il video è finito e via. Tornando alla domanda, perché io vado sempre fuori, aio, fa anche i sogni la piccolina. Sì, scusa. Che fare quando si va in vacanza? Allora, io ho la fortuna di abitare con i miei genitori attaccati e di condividere con loro il cortile dove lei vive. Quindi quando, come vi ho detto prima, siamo andati in viaggio di nozze questo inverno, ho avuto la fortuna, la possibilità di lasciarla a casa da loro senza farla sentire non più a casa, perché appunto è sempre rimasta nel suo ambiente. Se non avessi avuto i genitori vicino, si sarebbero sicuramente offerti per tenercela, e solo in quel caso lì ovviamente uno dice ok, grazie, anche perché non è che dici siamo andati in vacanza. Sì, è stata una vacanza, però è stato il viaggio di nozze, il viaggione che credo mai più faremo. Per quanto riguarda invece quando andiamo in vacanza, lei ce la portiamo sempre dietro. Se non riusciamo a trovare dei residence, degli hotel, delle case, appartamenti da affittare che non tengono cani, rinunciamo alla vacanza o comunque cambiamo meta, vediamo un po' come organizzarci, perché sì che ho sempre la possibilità di lasciarla ai miei genitori, però a noi fa sempre comunque piacere portarcela dietro, anche se ci dà un bel da fare. Però quando tu decidi di avere un cane, devi metterti in testa che sarà un essere che farà parte del tuo nucleo familiare. La devi trattare quasi come se fosse tua figlia, e se sai che non puoi tenerla, se sai che ti dà fastidio qualcosa, se sai che non puoi andare da qualche parte perché poi non sai dove lasciarla, piuttosto rinuncia, perché non ha senso prendere un cane o qualsiasi animale domestico che sia e poi tu te ne vai a fare i cavoli tuoi e il tuo povero animale rimane chiuso, segregato in casa o a una catena o in cortile da solo per ore e ore e ore. No, deve sempre comunque avere un qualcuno, perché sennò non ha senso prenderlo. Per quanto riguarda l'abbandono degli animali in estate, però comunque in tutto l'arco dell'anno, perché sì, in estate c'è più gente che va in vacanza, però
chi vuole abbandonare un animale lo abbandona quando vuole, non è che c'è per forza da giugno a settembre il periodo e poi dopo siamo tutti dei santi, no. Chi vuole abbandonare un animale lo fa in tutto l'arco dell'anno e io non so proprio cosa dire a riguardo perché è una cosa che mi fa schifo, è una cosa che non ha senso, che continua a esserci un po' meno, ma c'è sempre, ci sarà sempre, nonostante le campagne pubblicitarie che fanno, nonostante i manifesti e gli scioperi e le manifestazioni che fanno, ci saranno sempre, come qualsiasi altra cosa brutta a questo mondo, ci sarà sempre. Si può cercare di placare come si sta facendo, ma debellare del tutto, in questo caso l'abbandono, la vedo molto molto dura, perché come vediamo benissimo, ad esempio, che ne so, a Striscia la Notizia, si vedono, a parte gli abbandoni, anche dei maltrattamenti che uno dice, ma veramente? Nel mentre ho acceso la luce, ma scusate davvero per questa faccia nera, per questa luce schifosa, ma fuori praticamente sta per... Non so se sentite... Sta tuonando e sta per venire giù il diluvio universale. Quindi scusate per questo video di grafica così. Spero nell'editing di riuscire a schiarire un po'. Vedete, adesso si è agitata anche lei perché ovviamente sente i rumori e fa la guardia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Torna. Yes. Ok. Che brava la mia pupa. Se vi va, fatelo anche voi, perché come ho detto prima, mi piacerebbe sapere anche la vostra opinione, quello che pensano le persone che mi seguono su questo argomento. Guardate che carina. Che siamo carine. Basta. Con questo è tutto, io vi do un bacio enorme e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!